Luca Salvetti, stamattina come tante altre volte qui nel quartiere di Shanghai, ecco, a un mese più o meno dall'apertura della nuova sede della polizia, cos'è cambiato e i cittadini come si rivolgono a te, ecco, con le loro richieste, quali sono? Beh, io ogni primo lunedì del mese da 3 anni a questa parte sono qui e i cittadini, lo vedete, ma mi aspettano per segnalare criticità, problemi, questioni, ma anche per vedere quelli che sono gli interventi nel quartiere importanti, in questo quartiere, ma anche negli altri della parte nord della città. E un mese fa abbiamo intanto prima intitolato la sede, perché vorrei questa distinzione, abbiamo intitolato questa sede e poi dopo 2 settimane, quando dal punto di vista burocratico e anche tecnico tutto era allestito, abbiamo aperto questa sede della Polizia Municipale, che è proprio nel cuore del quartiere. Serve alla presenza, serve a dare dei riferimenti che riguardano le istituzioni e naturalmente si deve affiancare a quello che è il lavoro delle forze dell'ordine sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico. E ieri qua c'è stato un altro episodio che ci preoccupa e per il quale l'attenzione deve essere altissima, deve essere puntuale, e a tal proposito, visto che le forze dell'ordine, la municipale sta facendo il massimo anche con gli organici a disposizione per controllare il territorio, ma questo massimo evidentemente non basta, l'invito al prossimo governo, qualunque colore abbia, visto che si parla di ricette che funzionano, a mettere in pratica queste ricette, ovvero si parla di maggior controllo del territorio, ebbene arrivino uomini, donne che sono destinati a questo, e poi una giustizia efficiente che faccia sì che chi delinque dopo 3 o 4 giorni non abbia la possibilità di essere di nuovo in circolazione, perché sennò sarà una partita persa, e questo il governo deve farlo in maniera seria, perché i territori lo chiedono tutti i cittadini.